Giati. Posso dire che figata? È bellissimo, siete tantissimi, è bellissimo essere qua, il quarto anno, il 4 è il mio numero fortunato e quest'anno io mi sento anche un po' emozionato perché mi sono vestito da chef convinto come sempre che dovessi cucinare, invece mi hanno dato la cartellina, quindi oggi faccio il conduttore con la band, applauso, grazie. Perfetto. Passa, quanti siete? Applauso di più. Simone, sì. Il palco è completamente tuo. Io ho due miei galletti. Che li chiamo Sebastiano e Riccardo, venite su, non mi fidavo ciecamente, quindi vi ho dato un assistenza, va bene? Allora io vi lascio le loro mani, siete felici, vi vedo che siete proprio tranquilli, puoi sentire? Perché miseria, sei agitato? Vuoi una granita di Lambrusco? Non pensavo altro stamattina, andiamo sul palco a cucinare. Ma tranquilla, avrete Sebastiano e Riccardo che vi aiutano. Poi puoi anche spogliarti, cioè puoi anche... Posso fare una proposta? Posso fare una almeno fammi scegliere la mia spalla. Seba, sì. Sebastiano. Seba, io scelgo Seba. Vabbè, non voglio sapere, fate le squadre. Visto che non c'è una vera e propria sfida che è stata un po' improvvisa da prima, ci pensiamo noi a fare una sera. Dopo vengo a baciarvi, poi vorrei sapere, lei col cappellino... Sì, no, ma non per il cappellino, per la postura, no? Siccome sono passato anch'io da dove era lei, quanti tortelli ha mangiato stasera? No, perché questo, di la verità, è la postura da abbastanza. Allora, come vi hanno già anticipato, stasera faremo un antipasto misto. Sai di quelli di vecchio stampo che c'era il piatto diviso dai bordini, no? Con tutte le cose, ecco. Senti là, ti ha messo la colonna sonora anche poverino. Pizza capricciosa, o chiamatela come vi pare, c'è una band che ho scoperto stasera a conoscerne il due professionisti su due temi che toccheremo adesso e adesso vi presento chi farà parte, chi sarà il sale e il pepe. Signori, la vita dell'uovo e del pollo che conoscete voi è semplicemente quella inconsciamente perché sono ingredienti di utilizzo quotidiano, ma non è così, ci sono dei dubbi, ci sono delle paure. Trasmissioni televisive del mondo, quindi avete capito? Come, no, dimmi, dica lei, cosa state iniziando a fare? Qual è la ricetta che state per fare? Allora, la ricetta non la conosco, io mi faccio il manualistico, sono un manualistico. Vado, lavoro, mi dicono cosa ti fare. Ti ha offerto dei soldi? Assolutamente no. Ok, se lo fa, accetta. Lì, però mi sto trovando bene, perché per la patata ho capito che sarà il mio lavoro del futuro. Ok, esatto. Qui potrei fare una battuta, ho iniziato pelando le patate e non posso continuare. Poi invece le stiamo tagliando le patate, lei si è fatta anche la cresta stasera, un po' sì, da galletta. Io sto tagliando le patate, ma anch'io non conosco la ricetta. Tu taglia le patate, io okay. Procedo. Quindi vi state già tirando via delle proprie responsabilità. A te faccio un'altra domanda, Seba. Ci sta provando? Scelgo Seba, scelgo Seba. Come, no, dimmi, dica lei, cosa state iniziando a fare? Qual è la ricetta che state per fare? Allora, la ricetta non la conosco, io mi faccio il manualistico, sono un manualistico. Vado, lavoro, mi dicono cosa fare. Ti ha offerto dei soldi? Assolutamente no. Ok, se lo fa, accetta. Lì, però mi sto trovando bene, perché per la patata ho capito che sarà il mio lavoro del futuro. Ok, esatto. Qui potrei fare una battuta, ho iniziato pelando le patate e non posso continuare. Poi invece le stiamo tagliando le patate, lei si è fatta anche la cresta stasera, un po' sì, da galletta. Io sto tagliando le patate, ma anch'io non conosco la ricetta. Tu taglia le patate, io procedo. Quindi vi state già tirando via delle proprie responsabilità. A te faccio un'altra domanda, Seba. Ci sta provando? No. Scelgo Seba.